Molti pensano che i videogiochi stanno morendo e la loro luce sta andando affievolendosi sempre di più a causa della monotonia e del degrado di certi titoli e brand. Ma posso dirvi con certezza che al contrario, l'universo videoludico si sta evolvendo, intraprendendo un po' timidamente molti percorsi nuovi ed arcani. Come per magia, il ruolo di uno sviluppatore si sta avvicinando sempre di più a quello dell'artista e dello scrittore, e finché brillerà la fiamma del progresso e dell'innovazione, noi Candle Gamers saremo sempre pronti a ravvivarla. Messaggi subliminali. Sono dappertutto. Numerosi video, programmi TV e siti mettono in evidenza il loro potere nascosto. E se fossero presenti anche nei videogames? Che ne so, una scritta, un'immagine, un numero. Remember Me, ambientato nel 2084. Bioshock Infinite. In una schermata verso la fine della storia, sullo sfondo è presente un manifesto con sopra inciso 1984. Coincidenze? Non credo proprio. Messaggi subliminali? Per niente. Citazioni. E anche molto precise e di una certa cultura, direi. No, non scherzo. Ma partiamo dal principio, vi va? 1949. George Orwell pubblica un romanzo che si rivela una delle critiche ai totalitarismi più pesanti mai esistite. Descrive una civiltà oppressa da un governo che ha il potere di modificare la memoria della gente e l'opinione pubblica da un momento all'altro. Governo che monitora tutto e tutti tramite un certo telescreen, dal quale nessuno può sfuggire. Big Brother is watching you è lo slogan più angosciante ed asfissiante che io abbia mai letto. Ed è dappertutto in questa Londra distorta. Il romanzo è ambientato in un ipotetico e fantasticato futuro. Guarda un po', nell'anno 1984. Per chi non conoscesse il libro appena citato, ho deciso di preparare un video extra apposta. Per guardarlo potete semplicemente cliccare sulla copertina qui in sovraimpressione. Se invece conoscete già la trama di 1984, basta cliccare sulle due freccette che vedrete da qualche parte sullo schermo che rappresentano il fast forward. Ma non crediate che un solo misero numero mi abbia spinto a collegare quello che è stato definito il romanzo antiutopico per eccellenza a due dei migliori titoli degli ultimi tempi. È quello che c'è dietro che mi ha fatto riflettere. È ciò che le trame dei Bioshock e di Remember Me vogliono comunicarci che mi ha spinto a scrivere questo terzo episodio di Art in Game. Beh, in teoria avrebbe dovuto essere il secondo, ma quello che doveva essere il terzo è uscito fuori come un lampo e... Beh, avete capito. Forse qualcuno di voi non saprà cos'è un romanzo o, in questo caso, un videogioco antiutopico. Beh, la cosa è facile da spiegare. Se l'utopia è la concezione di una civiltà idealizzata e realizzabile, una civiltà perfetta, la distopia o antiutopia è semplicemente l'opposto. La distopia rappresenta una società nel peggiore stato di decadenza possibile e immaginabile, causato dalla decadenza e dalla degradazione dei valori utopici. Rapture, Columbia e Neo Paris sono delle città distopiche molto diverse dalla Londra di Orwell, ma allo stesso tempo condividono con questa molti particolari. Vediamo perché. I chose to build Rapture. Rapture, per chi non la conoscesse, è un'ultramoderna città subacquea, fondata da Andrew Ryan nel 1946 per strappare artisti, scienziati e letterati dall'opprimente governo della terraferma. Fin qui tutto rose e fiori, ma la tipologia di società d'élite che si forma a Rapture ha spazio solo per menti eccezionalmente brillanti e di conseguenza denigra e rimargina coloro che non hanno fatto scoperte sensazionali. Ryan, d'altra parte, diventa il Big Brother della situazione. Monopolizza qualsiasi cosa e scredita una delle menti più brillanti di Rapture, ovvero Frank Fontaine, che ci guiderà con la sua sete di vendetta per gran parte della storia del primo Bioshock. Il risultato? Una catastrofe, che darà vita a una guerra civile e renderà Rapture l'inferno dei primi due titoli di Bioshock. Un controllo delle menti più preciso possiamo vederlo invece a Columbia, città volante nella quale si svolgono le vicende di Bioshock Infinite.
Zachary Hale Comstock, alias il Profeta, è stato un politico molto più astuto e subdolo di Ryan. Infatti, a differenza di Rapture, Columbia non è popolata da menti brillanti, bensì da gente normale a cui viene inculcata la filosofia del Profeta, attraverso giornali, annunci ufficiali, negozi, manifesti di intrattenimento. Il potere è detenuto interamente da Comstock stesso, che controlla praticamente qualsiasi cosa, dal progresso scientifico agli spettacoli di marionette per bambini. È impossibile fare due passi a Columbia senza sentire in qualche modo la sua presenza e la sua influenza costante. Qualsiasi cosa positiva è attribuita al Profeta, mentre tutto ciò che riguarda degrado e negatività viene affibbiato al nemico statunitense. Esattamente come nella Londra di 1984, qualsiasi colpa viene attribuita alla nazione nemica. Anche quelli della Don't Not Entertainment hanno voluto trasmettere un messaggio molto simile nel loro Remember Me, titolo veramente troppo sottovalutato, del quale si è parlato pochissimo anche a causa dell'enorme successo di The Last of Us, uscito nello stesso periodo. I riferimenti all'opera di Orwell si vedono fin dai primi istanti. In un ipotetico futuro, nel 2084 precisamente, è stato inventato un congegno chiamato Sensen, Engine Sensation, il quale permette di controllare la memoria umana e di utilizzarla letteralmente come un hard disk. Memorize, azienda che vanta di aver inventato il Sensen, crea così la possibilità di eliminare e o di modificare i ricordi delle persone per renderli più piacevoli o semplicemente meno pericolosi. Tramite il Sensen, infatti, Memorize ottiene il controllo completo della popolazione di Neo Parigi, privando i suoi abitanti della libertà, ma allo stesso tempo facendogli credere di averla. In questo ambiente spiccano i cosiddetti erroristi, i quali hanno intenzione di distruggere tale tecnologia e di porre fine al subdolo dominio di Memorize. Qualcuno di voi forse, a questo punto del video, si starà chiedendo dove voglio andare a parare con questi discorsi. Oggi vi ho mostrato due titoli decisamente fuori dai canoni, che dimostrano in maniera evidente quanto una trama realizzata in maniera magistrale, in combinazione con un comparto audio ed un'ambientazione dagli spunti originali ed innovativi, possa fare la differenza tra un videogioco qualsiasi, magari anche con un gameplay divertente, ed un'opera d'arte interattiva. Per quanto riguarda le argomentazioni che rendono il brand Bioshock e Remember Me delle opere d'arte, io ve ne ho mostrata soltanto una in questo video, quella relativa all'opera di Orwell. Ma voi potreste aver colto tante altre sfaccettature, altri collegamenti o citazioni, o scoperto delle curiosità che io nemmeno immagino. Mi farebbe molto piacere sentire queste cose nei commenti. Risponderò ad ognuno di voi con piacere. Per il resto vi lascio all'appendice del video, in cui vi parlerò di come ho scoperto, messo da parte, rivalutato e infine anche adorato Bioshock. Se non vi va di sentirmi, vi saluto in anticipo. Mi fa piacere che mi abbiate seguito fin qui, lasciate un commento, un mi piace e non esitate a farmi sapere se c'è qualcosa che non va o che può essere migliorato. Sarò felice di integrarlo nei prossimi episodi della mia rubrica. Per gli altri, adesso si va avanti. Bioshock è un FPS dopo tutto, anche se ha degli elementi RPG, e in un primo momento devo dire che mi sono lasciato troppo influenzare da questa cosa, anche perché io ero negato con gli FPS, non avevo ancora giocato a nessun titolo, e questo fatto mi ha impedito di godermi la trama come dovevo. È riuscito ad apprezzare appieno certi dettagli, specialmente anche le registrazioni audio che sono presenti durante tutto il gioco e i numerosissimi documenti. Ecco la storia di come ho scoperto questo titolo. Dopo qualche ora di gioco al primo titolo, l'ho messo subito da parte per le motivazioni che ho esposto prima. E qualche tempo fa però l'ho ripreso, il gioco. Ho diminuito il livello di difficoltà da sopravvissuto, che era il massimo, io metto sempre il livello più alto a qualsiasi gioco, anche se non riuscito a giocare. L'ho diminuito a medio perché veramente non riuscivo ad andare avanti con la trama e mi sono goduto la storia. Dopo di questo, che è passata una settimana e ho finito tutti e tre i Bioshock, contando che c'è stata anche una piccola interruzione per una vacanza. La cosa bella è che ognuno di questi Bioshock mi ha lasciato un segno diverso e ho imparato a valutare i videogiochi non solo dal gameplay, dallo stile di gioco o dalla tipologia di gioco, ma anche rispetto a quello che ti comunicano. E sì,
ho imparato anche un pochino a giocare agli FPS, ho finito anche Bioshock 2 e Infinite a modalità difficile, come faccio con tutti i giochi di solito. Bla bla. No, parla seriamente, cioè dici cosa... Sto parlando perché sono serio, parlo seriamente. In questo caso un videogioco antiutopico. Beh, la cosa è facile da sapere. Ma... Io ti ammazzo! In questo caso un videogioco antiutopico. Beh, la facile... La facile cosa da... Ti odio. E vi spiegherò perché... Insomma, adesso. Questo è Jess. Lo so che ce l'hai le moscia e la zeppola e mi inceppo, però... Raptus Neoperis... Che cazzo ti dà la testa? Oh, ma sei il cavallo! Londra Neoperis e Raptus fanno le puzze e tu lì. Ed il proletariato. È difficile parlare.